più perfetta per i tuoi eventi. Dal matrimonio alla cresima o comunione, al pranzo in famiglia la domenica. Redazione. La guerra in Ucraina è giunta al giorno 525, nuovi attacchi di droni militari sulla città di Mosca in Crimea, sulle navi. Agosto 1980 dichiara che quel giorno il terrorismo ha sferrato all'Italia e al suo popolo uno dei suoi colpi più feroci. Sono trascorsi 43 anni, ma afferma la Premier, nel cuore e nella coscienza della nazione risuona ancora con tutta la sua forza la violenza di quella terribile esplosione che disintegrò la stazione di Bologna e uccise 85 persone e ne qui, oltre 200. A Milano è morto all'ospedale Niguarda, dove era ricoverato il 17 canadese travolto ieri da un'auto mentre il genitore stava passeggiando sulla marciapiede in via Liguria. La vettura che lo ha investito si era scontrata prima con un'altra auto che poi si è persa in un'altra. Anche il padre e la madre erano stati portati all'ospedale e quindi non ha tentato finalmente di salvare il ragazzo. Villa Ciao, Vizio Varese è un gruppo di influencer tedeschi tra i 25 e i 30 anni che parlava nella struttura di Rosso ha distrutto una statua dell'800. Thank you.
numero 333. Ciao patato, ciao. Dai giù, stai giù.
Personale non essenziale per la propria facciata partita la missione di mediazione.